sabato non ho assolutamente intenzione di annoiarvi con una classica lezione di scuola e mi piacerebbe interagire quanto più possibile con voi. Quindi non siate timidi e fatemi subito capire quanti di voi conoscono già LibreOffice, l'hanno sentito nominare, utilizzano altro. Ok, conoscono LibreOffice, bene. Utilizzano OpenOffice o Office o altre cose? C'è dell'altro, va bene. Allora, l'idea della presentazione di oggi è non tanto quella di presentare il prodotto, perché bene o male ormai di presentazioni ai Linux Day su LibreOffice ne avrete sentite una valanga, quindi vorrei presentarvi cosa potreste andare a fare con LibreOffice, quindi cosa vi offre il prodotto, cosa vi offre la comunità e come potete anche andare ad interagire con la comunità. Quindi, prima di addentrarci in questi aspetti, voglio farvi una piccola carrellata di quella che è la storia di LibreOffice, giusto per cercare di capire che cosa sia LibreOffice, che cosa sia OpenOffice e che cosa sia Apache OpenOffice di cui si sente parlare ora. Quindi, questa è la timeline che ci permette di capire perché intanto ci sono questi differenti prodotti. Beh, sicuramente tutti avrete sentito parlare di OpenOffice, direi di sì, e questo prodotto in realtà trova le sue origini nel lontano 2000-2001 come primo rilascio del prodotto vero e proprio. E chiaramente l'avrete utilizzato su tutti i vostri PC, magari l'avrete a scuola, spero che a scuola non ci sia ancora OpenOffice, perché forse sarebbe il caso di aggiornare il prodotto, ma ok, questa problematica magari la affronteremo in un'altra occasione. Vedo qualcuno che sorride. Avete OpenOffice a scuola? Sì. Ok, ottimo. Vabbè. Segnarsi da scuola. Esatto, magari. E ripartiamo e facciamo un salto a scuola, ecco, mettiamola così. Quanti laboratori? Non su tutti i laboratori. Ah, ok, non su tutti i laboratori. Okay. Beh, ne possiamo parlare perché effettivamente dovremo un po' aggiornare i prodotti. Quindi, la barra superiore, quella in nero, dimostra. La barra superiore vi mostra quella che è la vita del prodotto OpenOffice e vi posso dire che da anche membro della vecchia comunità di OpenOffice fino a quando il prodotto non si è completamente svincolato da quelle che possono essere le direttive di aziende esterne, vi assicuro che contribuire come volontari al progetto non era una cosa facile, cosa banale. Il prodotto OpenOffice veniva sviluppato dalla comunità e veniva sviluppato anche da Sun, che era l'azienda che decideva come andare a gestire e a indirizzare lo sviluppo del prodotto. Quindi c'è sempre stato un attrito, chiamiamolo così, tra quella che era la comunità dei volontari e quello che era il resto degli sviluppatori e l'azienda. I problemi potete immaginare che sì, si sono protratti, ma il vero momento critico c'è stato nel 2010, quando Sun è stata acquisita da Oracle. Quindi qui iniziano i problemi veri nel rapporto fra azienda e comunità. E visto come stavano andando le cose, nel 2010, 28 settembre 2010, una grossa parte dei membri della comunità dei volontari decisero di separare quello che era il prodotto, quindi in gergo creare un fork del prodotto e dare origine a questo nuovo prodotto che è stato chiamato LibreOffice. Ora la prima domanda è: perché avete usato un altro nome invece di mantenere quello che tutti conoscevano? E ci abbiamo provato. Il problema è che Oracle, che deteneva il marchio,
marchio non ci ha concesso l'utilizzo. Quindi questo è il primo problema per quanto riguarda il nome e l'utilizzo del prodotto. A parte quindi il cambio di nome, poi tra quello che era il vecchio prodotto OpenOffice e il nuovo prodotto LibreOffice, ovviamente attualmente possiamo dire che il vecchio prodotto non esiste più, perché LibreOffice ormai ha alle spalle 5 anni di sviluppo e con 5 anni di sviluppo, magari per chi di voi ha anche un po' di idea di che cosa sia programmare su codice di queste dimensioni, sicuramente vi farete l'idea di che cosa possa accadere in 5 anni di sviluppo e di modifiche. Se guardate l'ultima barra in basso, targata 13 giugno 2011, è quella che segna l'origine del nuovo prodotto marchiato Apache Software Foundation, che si chiama Apache OpenOffice. Ecco, questa è la grossa differenza fra quelli che sono quello che è lo sviluppo di LibreOffice e quello che è Apache OpenOffice. Come LibreOffice, anche Apache OpenOffice è esattamente un fork del vecchio prodotto. Quindi, quando pensate di utilizzare Apache OpenOffice perché in realtà state utilizzando il vecchio prodotto con un nome cambiato, vi rispondo no, non è così. Non è assolutamente così, perché come vedete c'è una netta separazione tra quello che è il codice del vecchio prodotto e il nuovo prodotto. Perché c'è stato questo cambio di nome anche con Apache OpenOffice? Perché Oracle, non riuscendo a ottenere i profitti che si stava aspettando da questo prodotto, decise di donare il codice alla Apache Software Foundation. Quindi questa donazione ha poi costretto gli sviluppatori a fare anche una modifica del nome, e trovate comunque come dicitura OpenOffice all'interno del nome, perché poi successivamente Oracle ha anche donato l'utilizzo del marchio, cosa che ovviamente non era stata concessa inizialmente a LibreOffice. Quindi questa è la sostanziale differenza: fork LibreOffice, fork Apache OpenOffice. Per quanto riguarda la vita dei due prodotti e lo sviluppo dei due prodotti, ok, potrei sembrarvi di parte, vero, faccio parte di LibreItalia, faccio parte della Document Foundation, in Studio Storti lavoro per LibreOffice, ok, però se fate una ricerca in rete e provate a vedere il numero di commit che vengono fatti sul codice di LibreOffice e quelli che vengono fatti su Apache OpenOffice, come dire, non... i dati si commentano da soli. Il prodotto LibreOffice, vi posso garantire che rispetto a quello che era il vecchio OpenOffice, è stato completamente rivisto, completamente ristrutturato. Giusto per darvi due numeri, il colosso OpenOffice era un oggettone enorme di circa 12 milioni di righe di codice. Con LibreOffice, grazie alla pulizia che è stata fatta, alla riscrittura che è stata fatta, siamo scesi a, se non erro, la metà delle righe di codice, quindi anche a livello di qualità di quello che è stato prodotto, vi assicuro che il cambiamento c'è e si vede. L'altro problema che sentivamo come membri della comunità era il modo di gestire la comunità. A sinistra trovate il metodo di Sun, che poi era anche quello di Oracle. C'è un'azienda che fa da ombrello e che decide cosa bisogna fare, quando bisogna farlo, e sotto sì, c'è la comunità che lavora, ma comunque non ha un modo di agire in libertà. Sulla destra invece trovate quello che è il nuovo modello di sviluppo della fondazione, di Document Foundation. Ci piace considerarlo come una barca in cui tutta la comunità rema nella stessa direzione e insieme decide dove portare lo sviluppo. Quindi questo è quello che abbiamo istituito come, possiamo definirlo come un modello di riferimento per tutte le attività che facciamo all'interno della fondazione.
La fondazione è aperta a chiunque, quindi se anche qualcuno di voi avesse la curiosità di partecipare, anzi mi piacerebbe poi ritrovarvi attivamente nella comunità, l'unica cosa che c'è da fare è aver voglia di lavorare e quindi contribuire. Chi fa decide, questo è il motto, non ci sono altre cose strane da dover gestire o aziende che possono decidere al posto nostro. E prima vi parlavo di bontà del codice. Con la riscrittura del codice di LibreOffice sono stati anche attivati una serie di controlli che cercano di valutare quale sia la bontà del codice prodotto. Questi studi ovviamente non li facciamo noi, ma c'è un ente terzo che fa un monitoraggio continuo del codice e cerca quindi di valutare eventuali errori o problemi che potrebbero presentarsi per come è stato scritto il codice. Andando a vedere il pallogramma nel dettaglio, vediamo che il pallogramma rappresenta i difetti per 1000 righe di codice e ovviamente più ci spostiamo verso l'alto e minore è la bontà del codice prodotto. Nel pallogramma troviamo rappresentati sia prodotti open sia prodotti proprietari e quindi cerchiamo immediatamente di sfatare il falso mito che se un codice è proprietario sicuramente sarà buono. Guardate dove sta la media del software proprietario, quindi sicuramente non avendo la possibilità di vedere come viene scritto il codice qualche problema in più può esserci. E in alto a sinistra c'era il codice di OpenOffice. Beh, LibreOffice guardate dove si piazza, quindi siamo intorno allo zero come numero di difetti per 1000 righe di codice. E questa scansione, questo controllo viene rieffettuato mensilmente e quindi ogni mese ci arrivano le statistiche che ci illustrano esattamente dove sono i problemi del codice e quindi gli sviluppatori poi sono in grado di capire come andare a risolvere questi problemi. Prima di andare avanti vorrei capire da voi, so che siete ovviamente studenti di una scuola superiore, ma mi piacerebbe capire quanti di voi fanno programmazione o insomma che tipo di indirizzo avete qui a scuola. Ok, ottimo. Con che linguaggi di programmazione avete a che fare? No, dico che bello perché ai miei tempi avevamo il Delphi quando ci andava di lusso, altrimenti usavamo il Turbo Pascal, quindi devo dire che okay. È un mondo felice il vostro. Sì, archeologia direi di sì. Mi fa piacere vedere che il programma dei corsi di programmazione si sia evoluto. Ottimo. Quindi posso tranquillamente mostrarvi quest'altro schema che vi fa un paragone tra quelle che sono le vulnerabilità di sicurezza riscontrate in LibreOffice e quelle invece riscontrate in Microsoft Office. Ovviamente è vero che nel mondo open abbiamo moltissime alternative, però in realtà quello che è il nostro diretto riferimento non è tanto OpenOffice, Apache OpenOffice, Calligra Suite o qualunque altra cosa possa venirvi in mente, ma chiaramente Microsoft Office. Quindi nelle attività dobbiamo concentrarci anche su quello che accade sull'altro lato della barricata. Quindi chi vi dice che il software proprietario è un software più sicuro ancora, non soltanto per quanto riguarda la bontà del codice scritto, in realtà non sta affermando esattamente il vero. Poi ovviamente le slide saranno a disposizione, quindi potrete anche guardarvi il dettaglio. Lo schema rappresenta per annate quante vulnerabilità di sicurezza sono state riscontrate e sono state anche classificate per severità della vulnerabilità riscontrata. Oppure per valutare insieme qualcosa di più tangibile anche da voi studenti. Ecco, questa
Questo schema è un'analisi esterna del 2011, ma purtroppo assolutamente attuale, in cui vengono mostrate le varie estensioni, quindi i vari formati di documento che vengono utilizzati per trasportare virus e... Provate a guardare, qui troviamo il doc, troviamo il formato XLSX, PowerPoint, XLS, RDF, quindi in realtà vedete che i formati proprietari non sono dei formati così buoni e sicuri da utilizzare. LibreOffice utilizza come formato nativo il formato ODF. ODF è uno standard, non vi annoio tranquilli su che cosa sia uno standard e perché sia meglio utilizzarlo. Vi assicuro però che per come è strutturato il formato e tutte le specifiche che sono ovviamente a disposizione, chiunque può andare a implementarsi il suo software che utilizzi appunto il formato ODF e che sia perfettamente in grado di leggere magari anche il documento prodotto da LibreOffice. Il formato ODF è supportato attualmente da LibreOffice più altri 139 software, quindi utilizzare un formato standard che sia pure aperto vi dà una garanzia in più. Pensate magari a quello che è il parco documentale della scuola, tutti i lavori prodotti negli anni, la documentazione che utilizzate magari che rilasciate agli studenti. Ecco, tutto questo materiale nel formato ODF sarà sempre della scuola e sarà sempre a disposizione della scuola. Utilizzando un formato proprietario non ne avete la certezza assoluta. Per ora magari riuscite ad interagirci, tra qualche anno non è assolutamente detto. Quindi, a parte questa carrellata iniziale, vi avevo detto che vi avrei mostrato quali sono i vantaggi nell'utilizzare LibreOffice e nel far parte della comunità di LibreOffice, anche magari per quello che potrebbe essere il vostro futuro lavorativo, che alla fine è anche questo che ci interessa. Ecco, tutto l'ecosistema di LibreOffice si fonda sull'importanza che viene data anche ai professionisti certificati che lavorano e che offrono servizi su LibreOffice. Chiaramente LibreOffice lo potete scaricare dal sito, lo utilizzate, ci fate ciò che volete, però il modello di sviluppo si basa proprio su professionisti certificati dalla fondazione che vi danno un valore aggiunto, che vi offrono assistenza, che vi offrono competenze. Magari nel vostro caso ci potrebbe essere qualcuno interessato anche a sviluppare il codice di LibreOffice, perché no, non è assolutamente qualcosa di mostruoso e incomprensibile, anzi. Quindi le certificazioni di LibreOffice sono certificazioni che garantiscono la vostra competenza, che garantiscono che realmente vi impegnate in queste attività e che ovviamente siete in grado di offrire un vantaggio competitivo anche per chi decide di acquistare i vostri servizi. E l'attività che viene fatta da chi acquisisce la certificazione LibreOffice non è quella di andare in giro e mostrare il bollino o collezionare bollini da aggiungere al curriculum. Quello che fa chi comunque è un membro certificato nei vari settori di certificazione LibreOffice è paragonabile alle attività che può fare un ambasciatore. Quindi un professionista certificato è un esperto che promuove le attività della fondazione e che promuove il prodotto in cui ha acquisito la certificazione. E quindi questo dovrebbe già farvi intuire che la certificazione non può acquisirla chiunque,
ma c'è un processo ben strutturato che vi porta poi a conseguire la certificazione. Certificazioni. Fondamentalmente abbiamo tre diversi livelli di certificazioni. Le certificazioni per chi sviluppa, le certificazioni per chi si occupa di gestire le migrazioni da altri prodotti come possono essere Microsoft Office a LibreOffice, e poi le certificazioni per chi si occupa invece di effettuare e gestire i corsi di formazione. Quindi pensate già a quale potrebbe essere l'ambito in cui vorreste provare a contribuire. Per quanto riguarda le certificazioni di sviluppo, chiaramente non è che ci sono corsi da seguire o altre attività stravaganti da fare prima di poter conseguire questa certificazione. L'unica cosa che dovete fare è iniziare a contribuire al prodotto, e per questo motivo è stato strutturato una sorta di percorso guidato soprattutto per chi è completamente a digiuno di quello che è comunque l'enorme e vasto codice di LibreOffice. Quindi l'idea è quella di ovviamente diventare un professionista in grado di magari sviluppare nuove funzionalità oppure correggere eventuali problemi del codice, o perché no, testare magari le nuove soluzioni che poi vengono comunque messe a disposizione della comunità. Come fare? Vi dicevo, le righe di codice sono tantissime, però gli sviluppatori hanno selezionato una serie di attività per principianti che si sono suddivise per linguaggio di programmazione conosciuto, difficoltà dell'attività da svolgere, quindi avete diverse modalità di approcciarvi allo sviluppo di LibreOffice, e fatte queste prime attività che vengono chiamate Easy Hack, siete comunque in grado di contribuire anche a porzioni più grandi del codice. Quindi si parte da attività più semplici per poi addentrarsi in modo concreto nel codice di LibreOffice. E la certificazione in questo caso viene gestita direttamente dagli sviluppatori, che vedono quali sono i vostri contributi e quindi valutano la bontà del contributo e le vostre capacità. Poi abbiamo parlato anche di migrazioni a LibreOffice, e chi si occupa di migrazioni in realtà è una via di mezzo fra un informatico vero e proprio, quindi un tecnico, e un professionista che ha una visione d'insieme che gli permette comunque di gestire tutti gli aspetti di una migrazione. Vi faccio vedere quello che è il protocollo di migrazione TDF, non vi annoio sui dettagli, tranquilli, però vedete che chiaramente sì, ci sono aspetti tecnici, ma vedete che si parla di gestione di progetto, comunicazione, analisi, anche in questo caso formazione. Quando si parla di formazione poi ci si avvale anche di chi ha conseguito la certificazione per la formazione. Però chi è un professionista certificato per le migrazioni deve essere in grado di gestire l'intero processo di migrazione. Abbiamo parlato di formazione, e quindi, come vi dicevo, chi segue le formazioni in realtà cura questi aspetti del protocollo di migrazione, e chiaramente è stato poi strutturato anche il protocollo di migrazione che vi permette di lavorare su più livelli. Allora, questa è la versione diciamo completa e strutturata di tutto il protocollo. Poi chiaramente le due fasi iniziali, quelle di introduzione al software libero e quelle di introduzione a LibreOffice, devono essere comuni a tutte le tipologie di formazione effettuate, mentre gli altri tre livelli vengono stabiliti e concordati con chi deve migrare a LibreOffice, e quindi lì si vanno a personalizzare i livelli di difficoltà del programma di formazione. Chiaramente per ottenere la certificazione dovete studiare tanto, avere comunque un minimo di conoscenza dell'inglese, perché chiaramente la comunità è una comunità internazionale, quindi si interagisce in lingua inglese, ma immagino che ormai non sia più un problema. E
dovete poi rispondere a una serie di domande che valutano quelli che sono i vostri prerequisiti. C'è un esame finale che è un colloquio da sostenere, e questo è il modo per ottenere la certificazione. Non ci sono altre vie strane. L'importante è che comunque abbiate la passione e la voglia di contribuire al progetto. Questa è la chiave di tutte le attività che vengono svolte all'interno della fondazione. Si parlava di Libri Italia, chiaramente TDF, The Dorman Foundation, e LibreOffice sono dei progetti internazionali. Sul territorio italiano c'è l'associazione Libri Italia, di cui sono il vicepresidente. Che dire, le attività dell'associazione sono concentrate soprattutto su quella che è la promozione del prodotto, e poi cerchiamo anche di organizzare attività con le scuole. Mi rivolgo in particolare al docente presente. Ci piace provare a... ok, perfetto. Ci piace comunque provare a instaurare un rapporto diretto anche con le scuole, sia magari per lavorare direttamente sul codice quindi interagire direttamente con quella che è la comunità dei reali utilizzatori di LibreOffice, sia anche per provare anche ad organizzare un po' di formazione direttamente magari all'interno della scuola. Le altre possibili attività e modalità di interazione magari possono essere legate alla traduzione delle guide, alla traduzione dei materiali in generale, quindi magari per chi ha un orientamento informatico potrebbe essere più interessante il lato sviluppo. Se ci fossero magari classi con specializzazioni su lingue e aree affini, magari si può lavorare con le traduzioni. Un altro modo di contribuire, e questo piace un po' di più anche agli informatici, è legato al controllo di qualità del prodotto finale. Quindi si svolgono una serie di test su quello che è il prodotto, e poi ci sono insomma svariate attività che vi posso anche approfondire. Per quanto riguarda l'associazione, vi dicevo, è l'associazione che rappresenta la fondazione in Italia e che è stata quindi fondata dai membri italiani della fondazione. E insieme agli altri soci cerchiamo poi di coordinare le attività anche all'interno di scuole o di altri enti che magari abbiano voglia di interagire con LibreOffice e con la sua comunità. Il sito di riferimento è libritalia.it, e da qui trovate tutto ciò che viene organizzato sia a livello di eventi sia a livello di materiali preparati per attività da svolgere all'interno delle scuole. E quindi vi consiglio comunque di darci un occhio, perché trovate anche delle informazioni utili. E in particolare vorrei segnalarvi la Libri Italia Conference, che quest'anno sarà il 28 di novembre a Terni, in cui organizzeremo, oltre al classico raduno della comunità, quindi raduno annuale della comunità, organizzeremo sia una sessione di sviluppo sia una sessione di traduzione. Quindi non sarà una semplice demo, ma avremo direttamente degli sviluppatori di LibreOffice che spiegheranno ai partecipanti come interagire con il codice, quindi come iniziare a sviluppare partendo proprio da zero. Il bello di questo evento è proprio questo: si parte da zero e si cerca di dare informazioni a chi ha voglia di iniziare a contribuire. La stessa cosa avverrà con le traduzioni di lingue, traduzioni dell'interfaccia di LibreOffice, traduzioni dei manuali. Quindi questi sono i due ambiti che abbiamo deciso di coprire per la Libri Italia Conference. E non so se avete qualche domanda, curiosità, visto che ci sono studenti, mi piaceva l'idea di provare a coinvolgervi e
capire anche se c'è magari qualcosa che vi piacerebbe fare all'interno di LibreOffice o di LibreItalia stessa. Non siate timidi? Avete perso la linea? Sì, direi di sì, hanno perso tutti la riso. Io volevo sapere, quando appunto c'è un software come questo che viene sviluppato da una comunità, come si fa a decidere cosa implementare e cosa no? Allora, cosa implementare e cosa no? In realtà abbiamo un sistema di gestione delle funzionalità che ci piacerebbe vedere e poi di solito si lavora per competenze degli sviluppatori che chiaramente investono il loro tempo in magari settori che conoscono meglio, oppure ci sono magari delle aziende che finanziano direttamente lo sviluppo di una particolare funzionalità perché magari ne hanno bisogno, e allora in quel caso viene data la priorità alla funzionalità finanziata. Altrimenti, come vi dicevo all'inizio, si lavora per meritocrazia e quindi chi chiede ottiene, il modo più o meno è questo. Qualche altra curiosità? Parlavi, scusa, io sono insegnante. Sì, sì, bene. Tu parlavi prima di qualità del software, di test. Sì. Due parole in più, come una scuola potrebbe... Allora, a livello di contributo diretto al codice ci sono comunque delle attività ben strutturate, sia legate al controllo di qualità, sia legate allo sviluppo. Quindi di solito si decide, si concorda con la scuola qual è il settore su cui si vuole provare a contribuire e poi si decide insieme agli sviluppatori e magari al docente referente o insomma al gruppo di coordinamento interno alla scuola che cosa andare ad implementare. Per quanto riguarda lo sviluppo, dicevo, magari si può partire da questi easy hack e quindi iniziare a vedere il codice con mano, sapendo dove andare a mettere le mani soprattutto, perché questa è la difficoltà più grande. Per invece la parte di controllo di qualità del codice ci sono anche in questo caso una serie di test che si possono fare o in modo automatico sul codice, e quindi chi scrive il codice poi deve anche scrivere una parte di test automatici che vengono svolti automaticamente quando viene compilato LibreOffice per creare poi il pacchetto finale da installare, oppure ci sono i test manuali che vengono, come dice il nome stesso, eseguiti in massa dagli utenti e che testano delle funzionalità particolari che magari si sapevano già buggate magari in versioni più vecchie. Quindi test manuali, test automatici e si lavora più o meno su queste direzioni per quanto riguarda la qualità. Qualche altra curiosità? Ok, vi lascio i miei contatti per qualunque dubbio o curiosità, scrivetemi pure, più o meno mi ritrovate in rete. Parlo anche direttamente con gli studenti, non siate timidi, chiedete, vi rispondo, se non rispondo subito perché magari sono in giro, ma vi assicuro che vi rispondo. E grazie, vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo Marina e offriamo un bel bacio a loro. Almeno virtualmente.